Bella a tutti ragazzi, qui è Phoenix, bentornati sul mio canale. Oggi cosa vi porto? Oggi vi porto, dopo il video sulle carte più interessanti di Pokémon GO, vi porto la collezione del Team Coraggio proprio di Pokémon GO. E non è l'unica, insomma. Diciamo che potrei aver preso anche qualcosa di più e magari anche altro, chissà. E oggi ci gustiamo queste bellissime 6 bustine più la promo di Candela e la spillettina. Infatti ora vi porto direttamente su con la visuale sulla scrivania e niente, direi che apro, tiro fuori tutto il contenuto e ci vediamo direttamente lì. Dunque ragazzi, abbiamo la meravigliosa promo di Candela Full Art, che considerando il fatto che io gioco un bel deck fuoco è un'ottima carta. Se posso scegliere, preferisco giocare la comune che rovinare questa, però la spilletta del Team Coraggio, che userò sicuramente al prossimo Community Day, questa la togliamo però per ora, e la parte più succosa, le nostre belle 6 bustozze di Pokémon GO, più codice di gioco che mi serve, purtroppo mi spiace, e dei codici, ok, così non li vedete, perfetto, scusate, per Pokémon GO, che mi tengo anche questi, scusatemi tanto, ma qualcosa mi vorrò tenere, e direi che iniziamo a sbustare. Questi pacchetti sono assicurate le carte Holo, quindi il codice sarà sempre nero. Comincia con Meltan, Eevee, Pikachu, Squirtle, bellissima carta, Rattata di Alola, Energia Fuoco, Caramella Rara, ottimo, Amphizant, Blanche, ok, è una reverse tranquilla, e in fondo abbiamo Tyranitar, molto carino, niente da dire, dai, almeno è una bella holo, almeno si può dire che è una bella holo, no? Purtroppo c'è la luce che fa un po' schifo e non so neanche perché, però purtroppo questo è ciò che passa al convento. Dunque adesso le bustine le butto qua di lato, poi le butterò per bene. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vabbè, segnalino diastro. Partiamo, così non vedete però. Bidoof, Meltan, Charmander, buono, Aipom, Bulbasaur, bellissimo sto Steelix, Xatu, ah, bellissimo lo Slowbro, Zapdos Reverse, ottimissimo, e Zapdos solo. Sono sincero, queste due non mi lamento perché potrebbero tornare utili per quanto riguarda il gioco, a mio parere, anzi saranno molto più che utili, vi basta andare a recuperarvi il mio ultimo video per capire perché. Togliamo queste, spero di trovare delle carte buone non solo per
livello di rarità, quindi spero ovviamente nelle Radiant e nelle Gold varie, insomma, nelle belle carte, ma anche nelle carte utili per il gioco. Ci va Wimpod, Pikachu, Squirtle, Meltan, Magikarp, Energia Lotta, Ariados, Incubatrice Uova, Solrock, Numel Reverse e... Oh, bellissimo questo Blissey! Blissey Holo a difesa di una palestra, tra l'altro del Team Valore. Beh, dai. Siamo a metà unboxing, non mi lamento più di tanto. Perché comunque, si sa, in queste collezioni non è facilissimo pullare qualcosa di solito. Questa suona bene, questa mi piace, l'ultima. Anzi, posso anche sbagliarmi, però io questa per sicurezza la metto, eh. Slowpoke, Bibarel, eh no ragazzi, no, mi sto sbagliando, mi sa. Bibarel, appunto. Pikachu, Spinarak, Rattata di Alola, Energia, Solrock, Spark, Chansey, Modulo Excalibur. Eh sì ragazzi, sono sbagliato, è solo un Melmetal. Non so perché, ma suonava ruvidina. Cioè, al tatto sembrava ruvidina. Tra l'altro non mi pare di aver visto alcun ditto, poi li controllerò bene. Controllo adesso. Anche se in teoria dovrebbe stare nello spot della reverse in caso il ditto. Da quel che ho capito non c'è quasi mai negli altri spot. Non controllo il volo, ma dubito. Ok, no, nessun ditto. Quarto pacchetto, quarta holo. Meno male che a me le olo piacciono, perché sennò potrei essere leggermente incazzato, ecco. 1, 2, 3, 1 e 2. 6, 4, scusate. Pikachu, Squirtle, Spinarak, Wimpod, ne ho tolto un'altra, Larvitar, Energia, un altro Spark, un altro Chansey, un altro Xatu. Il primo ditto, signori. No, di qua. Il primo ditto. Non so perché oggi non mette a fuoco. Non so perché, ma non mette a fuoco. Vabbè, si vede comunque la macchina rosa. E Golisopod. Vabbè dai, voglio provare, visto che non l'ho mai provato, tutto a togliere il Numel. Ma che figata! E questa rimane tipo adesivo. Abbiamo anche ditto holo, che comunque da quel che ho visto non è proprio così comune, almeno in italiano. Ultima bustina di questa collezione. Sperando di trovare qualcosa, anche se dubito. Raticate, Tranquil, Larvitar, Natu, Ambipom, Energia, Modulo Esca, Ariados, Incubatrice Uova, Slowpoke. Però bello questo, mi serviva. Molto molto bene.
Dunque, non è andata benissimo, neanche malissimo. Alla fine, comunque, un dito ce lo siamo portati a casa. Ci siamo portati a casa due Zapdos, ci siamo portati a casa un Charizard. Avendo visto il mio video precedente, magari, spammino tattico, capirete perché sono così contento di queste carte. Dunque, qua da Phoenix è tutto. Ci vediamo con il prossimo video sulla collezione di Eevee brillante, sì, Eevee lucente. E niente, per oggi è tutto. Ciao!